c'è talmente una domanda che deve necessariamente passare attraverso questo centralino con un'offerta e quindi una potenzialità di una guardia medica che non è comunque sfruttata appieno, perché la sede di Via Sayaco era deserta, erano stati fatti alle 11 dalle 8 inizio turno circa 9 interventi, tra cui una domiciliare. Un po' più movimentata la faccenda nella guardia medica di San Paolo, dove comunque fuori c'erano persone che per entrare, nonostante in quel momento fosse vuoto l'ambulatorio, dovevano comunque attivarsi tramite il centralino. Quindi c'è un sistema di centralizzazione che andrebbe sicuramente rivisto. E dei colleghi di guardia medica assolutamente disponibili a poter soddisfare le domande dei pazienti pratesi.